Negli ultimi anni sentiamo sempre più spesso parlare di Black Friday, ma di che cosa si tratta? Negli Stati Uniti nel 1924 ad opera di una grossa catena che intendeva favorire gli acquisti natalizi. Si tratta dunque di una ricorrenza tutta statunitense che si tiene il venerdì successivo al giorno del ringraziamento, che a sua volta si tiene l'ultimo giovedì del mese di novembre. Con la nascita dei negozi online, delle catene di vendita online, con la digitalizzazione e la rete, il Black Friday si è poi progressivamente diffuso in tutto il mondo, perché a proporlo sono stati per primi i negozi americani, ma poi tutti gli altri si sono dovuti progressivamente adeguare. Da dove nasca il termine non è chiaro, c'è chi sostiene che sia un termine usato con accezione negativa, venerdì nero come venerdì di caos, legato ai disagi del traffico creati appunto dalla situazione, termine che probabilmente fu coniato, dicono alcuni, dalla polizia di Filadelfia negli anni 50 e 60. C'è chi invece sostiene che si tratti di un termine con accezione positiva, il venerdì nero come contrario di venerdì in rosso, rosso di cassa, quindi un venerdì caratterizzato da ottimi incassi, ottimi guadagni da parte dei negozi. Gli sconti sono molto importanti, a volte arrivano anche al 50-60% del prezzo di listino. Certo è che ogni anno assistiamo anche a distanza a scene tragicomiche di persone che, pur di poter entrare per prima nei negozi il venerdì mattina e comprare il maggior numero di oggetti possibile, è disposta a dormire davanti ai negozi, a correre, a spintonarsi, addirittura a litigare. Il Black Friday non è ufficialmente un giorno festivo, ma molti dipendenti chiedono o addirittura ricevono un giorno di ferie per poter partecipare a questo assalto, per poter dunque andare la mattina presto a saccheggiare i negozi. Questa situazione raggiunge spesso livelli preoccupanti. Nel 2008, nel Walmart di New York, un impiegato è morto perché investito dalla folla che invadeva il negozio. Mentre nello stesso anno, in California, due uomini si sono sparati davanti alle mogli e ai figli a seguito di una lite scoppiata per un giocattolo. 3 anni più tardi, una donna a Los Angeles ha iniziato ad attaccare con spray urticante tutte le persone che cercavano di prendere la merce a cui lei era interessata, provocando di fatto 20 feriti, per fortuna non gravi. Ora, queste dinamiche dovrebbero farci riflettere sul concetto di consumismo, che sembra ormai un aspetto strutturale, invariabile, definitivo della nostra società e dunque anche del nostro modo di pensare. Come dice giustamente lo scrittore francese Fabry Ajaj, il consumismo non è materialismo, bensì una forma di spiritualismo. Perché il consumatore non è attaccato agli oggetti, ma all'idea di consumarli, di comprarli, di possederli e poi di gettarli generando spazzatura. Senza avercela con gli sconti o con qualcuno in particolare, forse dovremmo cogliere l'occasione durante il Black Friday o in qualunque altro giorno per riflettere su queste dinamiche, sul fatto che la nostra società scambia pericolosamente l'avere con l'essere, la felicità con il possedere, la necessità con la voglia. E gli effetti di questo modo di pensare sono oggi sotto gli occhi di tutti. Forse però una riflessione di questo tipo non fa comodo alle grandi catene e quindi dovrebbe partire dalla scuola, cioè da chi vuole mostrare alle generazioni future che altri mondi sono sempre possibili.